Ci chiedono in quanto tempo i globuli bianchi possono tornare nei limiti, terminata la terapia, ma non ci specificano quale terapia. E sempre sui globuli bianchi, è normale che in un paziente non ancora trattato, ci sia un rialzo? Allora, nei pazienti non trattati, diciamo, allora la leucemia non ci consente di non trattare un paziente, quindi un paziente che ha una leucemia promielocitica, ha i globuli bianchi alti, deve iniziare il trattamento a maggior ragione, comunque sempre, proprio per evitare quelle complicanze precoci di emorragia che possono essere anche molto gravi. Quando si è iniziato il trattamento, vuoi l'arsenico, vuoi la chemioterapia, in genere la ricostituzione dei bianchi, dei globuli bianchi, avviene intorno a 30-35 giorni dall'inizio del trattamento.